un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In apertura ci occupiamo del bilancio consolidato della Regione per l'anno 2022. L'ok infatti è arrivato dall'aula di Palazzo del Pegaso a maggioranza con i voti favorevoli di Partito Democratico e Italia Viva, contrarie invece le opposizioni Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Vediamo tutti i dettagli e anche gli interventi dei consiglieri nei nostri contributi. L'Assemblea Toscana ha approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli di PD e Italia Viva e 11 contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle il bilancio consolidato per l'anno 2022 della Regione, che evidenzia un risultato economico di 26,7 milioni ad eccezione di FIDI Toscana, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche dell'autorità portuale regionale, i cui dati non sono stati trasmessi in maniera definitiva. Tutti gli enti hanno chiuso l'esercizio inutile. Gli investimenti invece ammontano a 1,31 miliardi, mentre il patrimonio netto ha fatto registrare un negativo di circa 800 milioni. Il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente Regione. È un bilancio positivo. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente Regione Toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla Regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in deciso aumento, e qui sta anche un'attività forte che la Regione ha avviato di recupero anche dell'evasione fiscale. Quindi un sì motivato, giustificato da numeri e dati che ci parlano di un bilancio allargato della Regione che è sotto controllo. Sì, il bilancio consolidato che raggruppa la Regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% in house presenta dati in chiaroscuro. C'è un risultato formalmente positivo, ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera dell'aggruppamento, negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di FIDI Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le Terme di Montecatini, di cui la Regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X. L'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci, a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro, perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo, e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. La votazione a maggioranza, dove Italia Viva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse. Ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni. Serviva non aumentare addizionale IRPEF, serviva non aumentare il bollo, ma serviva dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini qualitativi, e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo.
Nell'aula di Palazzo del Pegaso anche un'interrogazione che ha chiamato in causa l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli da parte del portavoce dell'opposizione, il consigliere della Lega Marco Landi, in merito all'operato di Toremar, la compagnia di navigazione che opera sulle isole dell'arcipelago toscano. Toremar ha assolto tutti gli impegni previsti dal contratto e per quanto riguarda il nuovo bando, la deadline è confermata al 31 dicembre 2024. È questa la risposta data dall'assessore ai trasporti Stefano Baccelli all'interrogazione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi, che in merito all'affidamento del servizio di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell'arcipelago toscano chiedeva per ciascun anno di vigenza del contratto di servizio quale fosse la cifra versata a Toremar dalla regione. L'assessore ha presentato un lungo elenco di cifre a partire dal 2012 che però non hanno del tutto soddisfatto il consigliere della Lega. Siamo venuti a conoscenza non in commissione, non in aula, non nelle sedi istituzionali di una proroga di un anno prevista dal contratto, ma un contratto che ha 12 anni. In 12 anni la regione toscana non è riuscita a formalizzare il nuovo bando di gara e il nuovo contratto di servizio, e quindi andremo avanti ancora un anno con una flotta di navi che chiaramente è vetusta, con dei servizi che hanno rappresentato delle difficoltà e dove ancora la politica regionale non affronta il tema della linea del servizio per le isole minori, che comunque vede la necessità estrema di modernizzare e di creare un servizio più efficace ed efficiente per chi naviga sulle isole dell'arcipelago toscano. Spazio anche al cinema in consiglio regionale, infatti c'è stata la presentazione in Palazzo del Pegaso di un laboratorio professionale gratuito per i giovani che partirà nei prossimi giorni a Grosseto e sarà in scena fino al prossimo luglio. Si svolgerà a Grosseto fino al prossimo luglio il laboratorio professionale di cinema diretto dal regista Sebastiano Rizzo. Il progetto, rivolto gratuitamente ai ragazzi tra i 15 e i 26 anni e presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, prevede la suddivisione in due classi e alla fine del percorso la realizzazione di uno o più cortometraggi che verranno proiettati al cinema. Un laboratorio che non è fine a se stesso in un weekend, perché insomma credo che si possa imparare poco, non si finisce mai di imparare neanche negli anni sinceramente in questo mestiere come in tutti, ma questo laboratorio vuole essere continuativo e partire dal mese di ottobre e finire nel mese di luglio, dove alla fine tutti i weekend che faremo in maniera divertente, simpatica, giocosa, cercheremo di imparare come si sta davanti a una macchina da presa, come si scrive un film, come si pensa a un film, e cercando anche di migliorare se stessi, nel senso che imparare a stare davanti a una macchina da presa, che è un oggetto abbastanza particolare, ci si rinforza anche umanamente, fisicamente, da un punto di vista psicologico, rapportarsi con le persone. Alla fine di questo percorso, studiando i ragazzi, conoscendo i ragazzi, scriveremo ad personam, se vogliamo, delle piccole storie che i ragazzi stessi interpreteranno. Quindi dalla teoria passeremo a una pratica vera, di un set vero, ovviamente circoscritto, piccolino per l'occasione, girando dei cortometraggi, quindi facendogli vedere come si sta prima di stare su un set, imparando, e come si sta poi davanti a una macchina da presa, finalizzando poi a settembre una proiezione al cinema, come se fosse un evento di un festival, ecco. Davvero una bella iniziativa, investire sulla formazione, investire in questo caso e sostenere un'iniziativa come un laboratorio formativo per il cinema è qualcosa di bello e di importante. Noi in questi anni tante volte abbiamo detto che dovevamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani si potessero avvicinare a nuove prospettive, e ringrazio davvero l'organizzazione di tutto questo, ringrazio la collega Spaghi per aver voluto questa conferenza stampa
in Consiglio regionale va esattamente in questa direzione. E investire in arte, investire in cultura, investire nella cinematografia vuol dire investire in libertà, in pensiero critico, nella capacità di ognuno di noi di saper leggere il mondo con le proprie lenti. Ecco perché oggi siamo qui e davvero auguro una buona riuscita della manifestazione. E a proposito di cinema, il Consiglio regionale ha voluto omaggiare con una targa speciale il regista toscano originario di Pontassieve, Alessandro Sarti, la consegna da parte del presidente dell'Assemblea toscana, Antonio Mazzeo. Vediamo. Alessandro Sarti è stato premiato con una targa celebrativa del Consiglio regionale per il suo impegno nel cinema. Arte, storia, cultura, sostenibilità sono le ragioni principali che hanno portato l'Assemblea toscana ad assegnare il riconoscimento al regista di Pontassieve, come spiegato dal presidente Antonio Mazzeo. Sono felicissimo di ricevere questo premio, un premio del presidente del Consiglio regionale, ma anche del Consiglio stesso, e quindi ha un valore assoluto per tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ovviamente si virgolettano le radici e le origini di un lavoro, per quella che c'è scritto sulla targa, per la settima arte, per il cinema, con un occhio di attenzione per questa regione straordinaria, la Toscana. Il Sarti come regista gli ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molte volte lui si metteva, invece di stare dietro la cinepresa, si metteva davanti le prime volte. Io guarda davanti, ci devo stare io, se tu devi stare di dietro. E allora piano piano gli ha imparato e devo dire che è diventato un ottimo regista, veramente. Davvero una grande emozione. Alessandro Sarti è un concittadino della comunità che amministro, e voglio dire, oltre che essere un amico da tanto tempo, quindi è veramente un onore, un piacere essere qui a consegnare questo riconoscimento. È un riconoscimento meritatissimo rispetto a un lavoro che lui appunto ha condotto in questi anni, che è proprio appunto ci ha aiutato a raccontare, no, la Toscana, la storia, e soprattutto, come dicevo prima, appunto a coinvolgere le comunità che lui ha reso protagoniste all'interno di una pellicola, di più di una pellicola, perché appunto Alessandro ha oramai da anni intrapreso questa strada. Lo è stato celebrato anche la sua capacità di cogliere una sfida grandissima, che è quella del budget, perché appunto i film, il cinema è una impresa davvero importante, riuscire a realizzare un film con budget basso, specialmente quando si parla di film in costume. Ecco, io non sono sorpresa, perché appunto Alessandro è abituato e ci ha abituato ad alzare l'asticella, a porsi dei grandi obiettivi e a riuscire, nonostante le tante difficoltà, a raggiungere il traguardo che si è prefissato. E anche in questa occasione, in più di un'occasione, in queste sue realizzazioni ci ha abituato a questo. Quindi davvero è un grande piacere, un grande onore. E poi ovviamente la sua... poi sempre il suo pensiero a dedicare il frutto del lavoro a iniziative di beneficenza e di aiuto a chi è più in difficoltà. Quindi è davvero un piacere e un onore essere qui. Questi dunque erano tutti i temi principali di questa puntata della Voce del Consiglio. L'appuntamento torna come sempre la prossima settimana su RTV 38. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.